Taglio del nastro sabato mattina in largo Madonna delle Grazie per il nuovo mercato degli agricoltori certificato da Campagna Amica. I 12 espositori apriranno i loro stand alle 10 all'interno del tradizionale mercato settimanale. L'iniziativa entrerà poi a regime il prossimo sabato. Promuoviamo i prodotti tipici, eh, tipici regionali a cosiddetta filiera corta che poi sono gli indirizzi che ci dà la legge 42 del 2010, la legge regionale ci dà degli indirizzi per la promozione dei prodotti di qualità e dei prodotti regionali e andiamo incontro all'esigenza dei consumatori che in questo momento hanno voglia di prodotti di qualità locale, di prodotti di qualità regionale con eh, naturalmente il vantaggio di avere anche un costo oh, calmierato perché questi produttori comunque insistono, in questo caso quelli del mercato di Campagna Amica, quasi tutti in provincia di Teramo, quindi hanno anche meno costi di trasporto, di, di gestione diciamo, del trasferimento del prodotto. Quindi sarà un mercato firmato dagli agricoltori stessi? Sì, esatto, è un mercato de, degli agricoltori che stanno insieme sotto questo brand di Campagna Amica della Coldiretti che li controlla, controlla che la prevalenza del loro prodotto sia un prodotto eh, de, provinciale di qualità, eh, poi oltre la prevalenza loro possono comunque acquistare il prodotto di cui hanno bisogno, però sempre all'interno del circuito di campagna amica. Quindi diciamo che è un circuito diciamo, chiuso di produzione di prodotti di qualità. Voglio ricordare, per non fare torto a nessuno diciamo, che noi eh, istituiamo all'interno del mercato del sabato questo nuovo mercato contadino, ma a Teramo, all'interno del mercato del sabato a Porta Romana, c'è già un mercato contadino che è il mercato del GAL, che rimarrà naturalmente. E abbiamo anche un mercato eh, contadino, che è quello quotidiano invece all'interno del mercato di, coperto di, di Piazza Verdi, e quello rimane anche quello naturalmente come offerta per i consumatori. Il mercato è promosso dal comune di Teramo in collaborazione con la Coldiretti Teramo, che ha già aperto due mercati a marchio Campagna Amica Giulianova e di recente ad Atri. Già in cantiere il quarto, a Campli, dove si terrà ogni domenica mattina.